Domanda: che cosa c'è da credere di queste notizie? Tutto. Ma non c'è da credere, come sempre, c'è da sentire. Voi non siete soli nell'universo che è contenuto in questo cosmo. Questo significa che noi non siamo soli nel nostro sistema solare? Non solo. Voi non siete soli in questo universo e in questo cosmo. Esistono molti sistemi solari che compongono un universo, molti universi che compongono il vostro cosmo astronomico e molti cosmi esistono nell'assoluto. Ma mentre fra un sistema solare e l'altro, fra un universo e l'altro, non esiste un confine invalicabile, tanto che un ipotetico astronauta potrebbe raggiungerli tutti, così non è per i cosmi, perché ciascun cosmo è separato dall'altro, dal non manifestato. E se anche questo astronauta uscisse dal proprio cosmo e viaggiasse nel non manifestato, egli non incontrerebbe mai un altro cosmo, perché la comunicazione tra i cosmi può avvenire solo nell'assoluto, dove tutto è, finalmente, comunione. Potenzialmente idonei alla vita siano pochi, secondo i nuovi calcoli sarebbero addirittura miliardi. Giorgio Pacifici. Siamo soli nell'universo? L'eterno interrogativo non ha ancora una risposta e non sappiamo quando l'avrà, ma certo le possibilità di vita fuori dalla Terra hanno guadagnato quota, soprattutto ora che abbiamo contato quanti sono i pianeti teoricamente abitabili dentro la Via Lattea, simili al nostro. 8,8 miliardi, secondo le ricerche condotte dall'Università della California. Un numero enorme, tanto che a contarli tutti, al ritmo di uno al secondo, ci vorrebbero 280 anni. A rivelarlo sono le più recenti osservazioni di telescopi come Kepler, in grado di osservare piccoli punti che orbitano attorno a stelle simili al Sole, il 22% degli astri, e che a ben guardare sono pianeti. Insomma, i sosia della Terra sono più numerosi del previsto, e bisogna sottolineare che queste ricerche considerano come candidati ad ospitare la vita solo i pianeti alla distanza Terra-Sole e non i corpi celesti dove ci sono oceani di acqua e potrebbero ospitare forme di vita pur essendo più lontani, come le lune che girano attorno a Giove. Di fronte a questi dati sembra preistoria quel tempo a noi molto vicino in cui esperti ed opinionisti affermavano con sicurezza che trovare pianeti uguali al nostro era solo fantascienza. Si aprono ora scenari diversi, considerando che il Sistema Solare è fra i più giovani dell'intera galassia e che tanti di quei sosia della Terra si sono formati miliardi di anni prima di noi.